Appassionati della grande pallavolo, a voi tutti il più cordiale ben ritrovati dal Pala Serenelli di Loreto per la 10ª giornata del campionato di Serie B Unica Maschile Girone E. La Sampress Nova Volley affronta la Blue Italy Pineto. Big match quindi questa sera al Pala Serenelli tra Pineto, seconda in classifica con 19 punti, e la Sampress Nova Volley di coach Romano Giannini, che ha soltanto un punto in meno, 18. Prima in classifica la GBAM Fano, che è a quota 23 punti, ma che in questo turno osserverà il riposo. Salutiamo anche i due arbitri, la signora Cuccolini e la signora Villano, per una coppia arbitrale umbra che sarà sotto l'osservazione anche del grande ex arbitro Fabrizio Pasquali, oggi designatore. E allora le due squadre arrivano a questo match da due vittorie. Pineto ha battuto in casa Lucera nell'ultimo turno per 3-0. La Sampress Nova Volley invece ha battuto sempre qui al Pala Serenelli la Strike Team Monteluce. Alcuni dubbi di formazione in settimana per coach Giannini, vedremo le scelte al momento della presentazione dei sestetti. Dicevamo un big match tra due delle maggiori pretendenti a un posto nei playoff, quindi la classifica dopo 9 giornate: GBAM Fano 23, Blue Italy Pineto 19, Sampress Nova Volley 18, M2G Group Bari e Pallavolo San Giustino 16, Integra Foligno 14 insieme alla Lane Fosimo, Andrea 12, Bontempi ancora 8 insieme a Strike Team Monteluce a 5 punti, Lucera e Perugia a chiudere la Vinerico Cerignola. Questo è l'ultimo turno del 2018, si riprenderà nel weekend dell'Epifania. La Sampress Nova Volley sarà impegnata sul campo di Bari sabato 5 gennaio alle ore 18:30, mentre invece Pineto sarà impegnata in casa contro Monteluce. Ed ecco intanto la presentazione dei due sestetti, a partire da Pineto, tutto confermato nelle scelte di coach Pasquali, con Catone in regia opposto Bulfon. Gli schiacciatori sono Di Meo e Porcinari, quindi grande esperienza e qualità. Al centro Oscia e Piccardo. Per quanto riguarda invece la Sampress Nova Volley, Andrea Giuliani opposto a Daniele Torregiani. Schiacciatori sono Spesca e il capitano Paco Nobili. Due centrali sono invece Michele Orazzi e Michele Stoico, quindi non ha recuperato, solo panchina per Leonardo Scuffia, così come Marco Massacesi, che parte dalla panchina reduce da un lungo infortunio. Siamo ancora nelle fasi preliminari con il controllo e la verifica da parte della coppia arbitrale dei due sestetti. Abbiamo visto comunque Scuffia fare riscaldamento prima della partita, quindi sembra recuperato dal problema alla coscia che l'aveva colpito nel corso del match di domenica scorsa, sempre qui al Pala Serenelli contro Monteluce. Saranno gli ospiti a giocare la prima palla con Mattia Catone, palleggiatore abruzzese, in forza alla Blue Italy Pineto, che giocherà la prima palla. Buona anche la presenza del pubblico anche stasera al Pala Serenelli. E allora si aspetta sul fischio del primo arbitro Cruccolini, che arriva proprio in questo momento. Comincia quindi la partita con Catone al servizio. Il servizio corto ricevuto da Nobili. L'attacco di Spesca non trova le mani del muro, trova solo l'asta, e quindi il primo punto è proprio per la formazione ospite in maglia bianca. Ancora Catone.
Ancora Spesca contenuto, anche Di Meo viene difeso. L'attacco di Daniele Torregiani, giovane opposto classe 99, viene difeso. Dall'altra parte Buffon trova la mano sinistra di Simone Spesca per il money out. Secondo punto Pineto. Questo è un po' il tema della partita, come ci si poteva aspettare. Tante difese da entrambe le metà campo, con un buon lavoro, una buona correlazione di muro difesa appunto nelle due formazioni. Ancora Catone con il suo servizio corto, non mette in difficoltà Nobili. Ancora Spesca, il diagonale a segno per Simone Spesca, colui che negli ultimi 3 anni ha vinto il campionato di Serie B, quest'anno è arrivato, tornato a Loreto dopo le esperienze con la Pallavolo Loreto. Tornato, dicevo, a Loreto anche per questioni di lavoro. E al servizio va Daniele Torregiani, giovane opposto classe 99. Tira forte, mette in difficoltà la ricezione di Di Meo, che si salva con una mano. Buffon va a toccare e la difesa di Loreto non riesce a rendere giocabile il pallone. È una carambola tra Nobili e il libero Dylan Leoni. Consente appunto a Di Meo, a Buffon, di andare a segno. È il momento proprio di Pietro Di Meo, l'ex attaccante, l'ex schiacciatore di Montalbano, l'anno scorso nelle Marche. Quindi Giuliani dietro per Torregiani, la botta di Daniele Torregiani, non trova stavolta la difesa di Di Meo. Secondo punto Sampras. È il turno di Simone Spesca, schiacciatore con la maglia numero 15, infinita esperienza e classe per lui. Andrà al salto ancora su Di Meo, è facile lo slash per Stoico, che trova subito la parità. Puntuale Stoico sotto rete a farsi trovare. E quindi ancora Simone Spesca dai 9 metri. Andrà a forzare come al solito Spesca. Questa volta è in rete. Servizio del giocatore romano. E per la formazione abruzzese il turno di Antonio Piccardo, centrale ex Isernia. Andrà Piccardo con la sua jump float. Trova Spesca. Ancora vicino per Nobili, l'attacco di Nobili, cerca le mani del muro, non le trova. Così decide il primo arbitro e quindi Pineto, che sale a quota 5 più 2 per la squadra ospite. Ancora Piccardo al servizio. Ancora float su Spesca, in bagger Giuliani proprio per Torregiani, che stavolta trova il muro di Oscia. Il centrale di chiara origine albanese va a timbrare il sesto punto per la Blue Italy. Sempre Piccardo al servizio. È out questa volta. E quindi per la Sampres è il punto numero 4. E il turno di Michele Stoico, centrale arrivato quest'anno a Loreto, reduce dall'esperienza a Fano. Centrale di Santa Maria Nuova, grande grinta, grande fisicità per lui. Il servizio è corto, va a trovare Di Meo, in difficoltà Catone, che va infatti a toccare la rete, quinto punto Loreto. Buono quindi il servizio di Stoico, messo in difficoltà la ricezione di Di Meo. 5-6, ancora Michele Stoico al servizio. La sua jump float su Di Meo, ancora in difficoltà, è costretto ad alzare Porcinari per Buffon. La sua parallela trova impreparata la difesa di Loreto. Gran colpo questa volta per Andrea Buffon. Punto numero 7 Pineto. Sempre più 2 per la squadra di Pasquali. Buffon che va al servizio. E proprio Buffon si incarica di andare alla battuta. Forzerà come suo solito, tira forte, trova il nastro. E quindi il punto numero 6 per la Sampres. Servizio pinetese.
fase di studio, ovviamente i giocatori devono prendere un po' le misure. È il turno di Andrea Giuliani, regista di casa, anche lui in arrivo quest'anno da Fano. Sempre su Di Meo, Catone cerca Buffon, questa volta lavora bene il muro di Loreto, la ricostruzione, ancora il capitano che cerca le mani e non le trova neanche in questa circostanza. Pallone a fondo campo, chiede ancora il tocco. Secondo il duo arbitrale non c'è il tocco, quindi punto numero 8 per la formazione ospite con Livio Porcinari, schiacciatore esperto, anch'egli di grande qualità, che va con la sua jump float a cercare Dylan Leoni, buono il palleggio, dietro per l'attacco di Paco Nobili che questa volta va a segno il capitano. Punto numero 7 per la Sampras che resta in scia. Capitan Paco che va al servizio. E proprio Paco Nobili si presenta alla linea del servizio. Vediamo se opterà per una soluzione forte come al suo solito. Va per saltare. Cerca ancora Di Meo. Buona recezione questa volta. Ancora dietro per Buffon. Tocca ancora Orazzi. Ma questa volta la difesa non può rigiocare il pallone toccato dal giovane centrale ex Appignano, quindi ancora un punto per Buffon. Batte 9, risponde 7 qui al Pala Serenelli. Elvin Oscia al servizio per Pineto. Gianflot da 5 verso 5, ancora a cercare Spesca. Giuliani dietro per Torregiani che trova il muro di Di Meo sulla parallela. Punto numero 10 per Pineto e c'è il time out richiesto da Giannini. Prima sospensione tecnica dell'incontro sul 10-7 sul muro subito da Torregiani, due muri subiti dal giovane opposto in campo anche per supplire all'assenza di Leonardo Scuffia. Vedremo se poi nel corso del match coach Giannini si sentirà di rischiarlo. Per il momento resta in panchina anche se ha effettuato tutto il riscaldamento, quindi si torna in gioco sul 10-7. Sempre Elvin Oscia al servizio per la formazione. Per la squadra abruzzese. Gianflot però Droscia trovare Leoni, Spesca con l'invasione di Picardo, centrale è andata a toccare la rete, si è accorta dell'infrazione il secondo arbitro Villano e l'ha prontamente sanzionato. Punto numero 8 Loreto con Michele Orazzi al servizio, anche per lui Gianflot a cercare sempre Di Meo. Catone, ancora Di Meo, il diagonale stretto sul quale Orazzi non riesce a difendere. 11-8 Pineto. E quindi si completa il primo giro di battute. Tocca ancora infatti a Mattia Catone. Gianflot ancora per il numero 2, sempre corta su Nobili. Ancora Spesca, il diagonale stretto, Di Meo difende distinto, non può però attaccare. E allora la ricostruzione con Michele Stoico che gira un buon primo tempo verso zona 1. Nulla può la difesa di Pineto. Punto numero 9 per la Sampres. Ed è la volta ancora di Daniele Torregiani. Andrà a saltare. Tira forte Torregiani, è lungo però il suo servizio. Dall'altra parte quindi tocca a Pietro Di Meo. Ancora Giuliani, palla in mano per Stoico, questa volta non riesce a chiudere perché trova la difesa di Cacchiarelli. Porcinari va a giocare sulle mani, ancora Pineto che ricostruisce. Buffon, questa volta la sua parallela non trova né il campo né il tocco. E per Loreto
significa rosicchiare un punto alla formazione ospite. 10-12, una buona azione da parte della difesa nero-verde. È il turno di Simone Spesca. Salta Simone, cerca Di Meo, la palla è dall'altra parte e il fallo fischiato a Catone, che era in seconda linea. Secondo l'arbitro è andato a intercettare il pallone quando lo stesso era già nel campo di Loreto. Quindi punto numero 11 per la formazione di Loreto, meno 1 per la Sampres. Ancora Spesca, cercare di mettere in difficoltà la ricezione, ci prova con Cacchiarelli, non si intendono Catone e Picardo e torna alla parità qui al Pala Serenelli a quota 12. Ancora un buon turno di servizio di Spesca, decisivo come spesso è già accaduto in questa stagione. Il numero 15 romano, ma ormai trapiantato a Loreto, Simone Spesca. Vediamo quale sarà la sua scelta tattica questa volta. Salta Spesca, una palla tagliata sempre su Di Meo, Catone cerca Buffon, il pallone passa in mezzo tra Nobili e Stoico impegnati a muro e quindi Pineto ottiene il cambio palla, torna avanti di un punto, ma Loreto ha recuperato il gap grazie al buon turno al servizio di Spesca. È il turno di Picardo, trova Leoni, Giuliani per Paco Nobili, la difesa di Di Meo, si impegna Porcinari senza riuscire a tenere vivo il pallone. Ancora punto numero 13 per la formazione della Sampres Nova Volley, che manderà al servizio Michele Stoico, centrale classe 86. Da posto 5, vediamo se andrà a cercare anch'egli la ricezione di Di Meo. No, trova Cacchiarelli, Catone per Porcinari, cerca il tocco, non lo trova. Porcinari, più uno quindi per la Sampres. Primo sorpasso per la formazione di Giannini, ordinata a muro in questo avvio di partita. Ancora Stoico, il palleggio di Cacchiarelli dietro per Buffon, non c'è nessun tocco, non trova neanche il campo. Qualche debole protesta da parte della panchina di Pineto e quindi più due Sampres. Pasquali, Adrian Pablo Pasquali dà fiducia ai suoi ragazzi, non chiede il tempo, quindi Stoico ancora al servizio, colpisce male e la palla finisce in rete, punto numero 14 quindi per Pineto. Ed è il turno di Andrea Buffon. Questa volta va flot Buffon, cerca Spesca, lo trova, ma Giuliani palla in mano, ancora per Paco Nobili, trova il tocco del muro. Oscia però ha toccato anche la rete e quindi punto ancora per Loreto. Tante invasioni da parte della formazione ospite, che ha due punti da recuperare. Andrea Giuliani al servizio, bella battuta, mette in difficoltà Di Meo, in qualche maniera Pineto, Torreggiani va a trovare ancora la difesa e poi Orazzi sulla ricostruzione, infiamma il pubblico del Pala Serenelli. Grande azione della Sampres e questa volta è Adrian Pablo Pasquali che va a chiedere il primo time out tecnico, anzi discrezionale, sul 17-14 per la Sampres Nova Volley. Bella azione nella metà campo di Loreto, bella azione difensiva per i ragazzi neroverdi, mentre vediamo che Scuffia continua a fare esercizi di riscaldamento, vuole evidentemente testare la sua condizione. È chiaro che tenga molto a giocare questa partita, ma la sua Loreto se la sta cavando
alla grande in questo avvio. 17-14, squadre in campo, un tempo per parte chiesto dalle due panchine. È il turno ancora di Andrea Giuliani. Andrea in battuta. Cercare ancora Di Meo, Catone per Buffon. Buon lavoro a muro di Nobili, la pipe di Spesca che trova il muro di Oscia, non riesce a ricostruire Loreto. Si fa sentire questa volta la fisicità di Oscia, che ha indovinato la scelta di Giuliani di servire la pipe di Spesca. Più due Sampres con Livio Porcinari a servire, lo schiacciatore ex Montorio è out. È out il servizio di Porcinari. Qualche protesta anche in questo caso, ma dalla nostra postazione la palla è sembrata nettamente fuori. È il turno quindi del capitano Paco Nobili, va a saltare Paco. Anche questa palla, anche questo servizio va fuori, questa volta non c'è discussione. Oscia dai 9 metri. Gianflot. Leoni, preciso per Giuliani, il tocco di Torregiani che va a trovare le mani di Mattia Catone. Cambio a muro con Catone che è andato a murare in posto 4 abbandonando la posizione di posto 2. Se ne è accorto Giuliani che ha servito Torregiani, ha avuto buon gioco ancora Orazzi. Su Porcinari in 4 per Di Meo, trova il muro di Stoico, ancora Catone, ancora Di Meo, trova la difesa ancora una volta di Nobili che rovescia un che serve Giuliani, quale non riesce ad aprire il gioco. Errore quindi del palleggiatore con la maglia numero 3, punto numero 17 Pineto. Peccato, perché era una buona occasione per ricostruire ancora una volta, scavare ancora un ulteriore break, così non è stato. E allora Mattia Catone al servizio per Pineto, va a trovare Dylan Leoni, bravo Leoni per Spesca, gran palla. No, qui c'è un errore evidentissimo. Dalla nostra postazione sembrava nettamente dentro l'attacco lungo linea di Spesca. Ci sta l'errore arbitrale, va accettato, in questo caso sembra piuttosto evidente. Ha protestato Loreto, il capitano Paco Nobili ha contatto sotto il seggiolone del primo arbitro Cruccolini. La decisione non si cambia, più uno Loreto. Peccato, perché era stata una bella azione, ottima la ricezione, perfetta l'alzata, di qualità anche il servizio. E allora ancora Spesca, palla alta per Spesca, ancora Giuliani che va a servire ancora il suo numero 15, questa volta tira forte colpendo Antonio Piccardo, punto numero 20. Con intelligenza la Sampres che non ha sprecato. Spesca ha atteso l'occasione buona, il secondo attacco per andare a mettere a terra il pallone. È il momento di Torregiani. Salta Torregiani a metà forza, servire Di Meo in 4 per Buffon, il muro di Michele Stoico. Si fa sentire il centrale con la maglia numero 5, nulla da fare per Buffon, aveva cercato una soluzione sulla diagonale trovando però il muro chiuso di Loreto, 21-18. E il secondo time out richiesto dalla panchina abruzzese guidata quest'anno da Adrian Pablo Pasquali dopo la lunga esperienza con la società maceratese di Montalbano. Un buon avvio sicuramente, stiamo vedendo una buona partita tra due squadre che ambiscono a un posto nei playoff, inseguendo la capolista Fano che oggi riposa in questo decimo turno.
Si torna in campo allora sul 21-18 con Daniele Torregiani, giovane opposto, arrivato quest'anno a Loreto, al servizio. Torregiani è pronto al servizio, la linea di ricezione a 3 composta da Di Meo, Cacchiarelli e Porcinari. Bello il servizio, e l'ace, ancora un ace. Daniele Torregiani, lo dicevamo, la pericolosità dei 9 metri di Torregiani è andato a colpire Di Meo, che non è riuscito a trattenere la palla. Ha toccato il soffitto del Pala Serenelli, allora Loreto più 4 ancora con Torregiani. Tira forte, questa volta è appena lungo il servizio alla sinistra di Cacchiarelli, che lo lascia passare. C'è un cambio intanto nelle file di Pineto, esce Porcinari, entra Antotila. Numero 4, Antotila, arrivato a stagione già iniziata per rinforzare la squadra di Pasquali. Pietro Di Meo al servizio, lui invece c'è fin dall'inizio della stagione. Facile per Leoni, primo tempo per Stoico, che questa volta trova il muro di Picardo. Prevedibile questa volta la soluzione di Giuliani, che trova il muro di Pineto, e time out Giannini. Giustamente, con 2 punti di vantaggio, il tecnico della Sampres vuole riparlare con i suoi giocatori per questo finale. Tempi esauriti, si andrà quindi fino alla conclusione. Ricezione un po' a filo di Leoni. Giuliani ha tenuto la palla vicino proprio per Stoico, che ha trovato il raddoppio. Ha cercato di eluderlo girando ancora il suo primo tempo senza riuscirci. Si torna in campo allora per questa volata. Per questo primo set si arriva dritti fino alla fine. Tifo per lei! Sampres nuova volley in ricezione con Leoni, Nobili e Spesca al servizio di Di Meo. Trova il capitano Paco Nobili. La palla in 4 di Giuliani per Spesca. Il tocco è Cacchiarelli, che va a alzare una palla dubbia. Buffon però, nel tentativo di appoggiare sul muro, trova solo la rete. Un regalo da parte dell'opposto, visto e cresciuto anche nel settore giovanile della Lube dalla passata stagione in Serie B a Pineto. È il turno di Simone Spesca, che ha già fatto male in questo primo set dai 9 metri. Salta Spesca, tira forte, trova Di Meo, ancora a filo la ricezione di Catone, ma ancora una volta l'invasione. È sempre un po' abbondante la ricezione di Di Meo, mette in difficoltà Catone, che lo vediamo non è altissimo, ha un buono stacco, ma chiaramente quando la palla è molto a filo il rischio di fare invasione è sempre molto forte. E allora Spesca per il primo set point per la Sampres Nova Volley, tira forte, questa volta risponde bene Di Meo, in 4 per Ntotila, le mani di Andrea Giuliani, che chiude il primo set. Si chiude quindi il primo set 25-20 per la Sampres Nova Volley. Primo set quindi Sampres Nova Volley 25 e Blue Italy Pineto 20. A tra poco per la ripresa del match.